piacere avere qui con noi a Radio Bruno Francesca Michelin e Fedez. Ciao! Ciao, ciao! Allora ragazzi, per prepararmi a questa intervista con voi ho adottato i vostri metodi di rilassamento. Un po' di meditazione come Fedez, come Federico, ma mi piace molto anche quello di Francesca, mangiare delle patatine prima di iniziare qualcosa, ma è favoloso! Sì, perché io sono una grande sostenitrice dei carboidrati, perché ti rilassano in realtà molto, e poi le patatine sono un po' salate e quindi comunque salare un po' fa in modo che paradossalmente le corde vocali vengano stimolate a idratarsi di più, perché anche tanti cantanti lirici fanno questa cosa qui e quindi a me piace. Dai, ok, comunque buoni metodi. Mi è servito anche il metodo di Fedez, davvero mi ha rilassato. Parliamo della vostra canzone, è meravigliosa, emozionante. Raccontateci un po' com'è nata. Allora, la canzone nasce, in realtà non nasce con l'idea di portarla a Sanremo, quindi l'idea era di provare a fare qualcosa insieme io e Franci. Abbiamo coinvolto Mahmood in questa session, lavorando un po' in studio, un po' a distanza, insomma, come la contemporaneità vuole in qualche modo. E a un certo punto, finito il brano, ci siamo detti: ma perché no? Cioè, comunque sia, abbiamo l'opportunità di stare su un palco, abbiamo l'opportunità di tornare insieme a cantare dopo 7-8 anni che non lo facevamo, e quindi diciamo di comune accordo, senza che nessuno lo proponesse all'altro. È stata un'idea veramente che è venuta fuori insieme, abbiamo detto: ma andiamo a Sanremo, facciamo questa esperienza insieme. E siete scesi da queste scale insieme per farvi forza, un abbraccio finale emozionante. E Francesca, io pensavo che tu fossi quella un po' più da sala prove, da studio, perché sei polistrumentista, invece ho scoperto che il più secchione è Fedez nella preparazione delle canzoni. Ma non è vero, no, anche Franci si dedica molto, non è vero. Va bene. Quanto vi siete preparati per questa serata, per il giovedì? Tantissimo. Tanto, tanto, tanto. Vogliamo parlarne un po' con gli amici di Radio Bruno? Potete dirci qualcosa in più? Allora, noi faremo un super medley che parte con Dal Verde di Calcutta, per poi andare sulle cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri. Poi un brano che ancora rimane misterioso, ma a breve lo annunceremo, e per poi arrivare a Jalis e Non Amarmi, e Fiumi di Parole e Non Amarmi, tutto arrangiato in una chiave, diciamo, in una veste inedita, ecco. Praticamente un momento di Sanremo in cui non si può non cantare insieme a voi, meraviglioso. Francesca, invece questo Sanremo sarà importante per te anche per l'album. Esatto, perché domani, 5 marzo, esce Fit Fuori dagli Spazi, sono anche appunto davanti a questo sfondo ispirato al mio progetto. Il disco chiaramente contiene anche Chiamami per nome con Federico e contiene anche altri duetti, tra cui in realtà un sacco di gente che quest'anno è al festival: Max Gazzè, Cola Pesce, i Maneskin, Nico Macose. Quindi è un progetto collettivo proprio, è un progetto che celebra la coralità e la diversità. Il messaggio più bello che avete ricevuto in questi giorni, se si può dire, da un collega, da una persona stretta a voi? Guarda, io più che il messaggio, non so se posso dire, tanto non è qua, il produttore del brano, che è Davide Simonetta, durante l'esibizione, finita l'esibizione, è scoppiato in un pianto liberatorio. Ed è, questo ovviamente mi ha fatto molto piacere, perché non è uno che si lascia andare facilmente. Francesca? Io ho ricevuto l'in bocca al lupo da Alessandro Del Piero, che è il mio mito da quando sono nata, quindi non me l'aspettavo e mi ha commossa un po'. Ci credo. Invece sapete che cosa ci ha emozionato? Il vostro nuovo video, perché all'interno di un teatro, come lo stiamo vivendo adesso, con la speranza però che si possa ripartire presto. Esatto, l'idea era, diciamo, il nostro augurio è che la luce che in questi giorni illumina l'Ariston possa per osmosi illuminare anche tutti i teatri che in questo momento non possono permettersi di accendere i riflettori. Molto bene, allora noi ringraziamo Francesca Michelin e Fedez. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie.
Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Enca Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,